l'ultima cosa che è collegata a quello che ha fatto Sabina Puzzanti in questo film, a prendere coscienza della nostra nazione con tutte le ombre che vanno tolte, perché il rapporto Stato-mafia, uno non può vivere e dormire sapendo che forse il dubbio, no, su questo vogliamo la verità. Ecco, l'azione di Sabina attraverso l'arte della cinematografia e la sua bravura sotto ogni punto di vista mette al centro che cosa è successo in questa nazione, partendo in un modo forte che è il Nino Di Matteo. Noi abbiamo dato la cittadinanza onore, che è una cosa di vicinanza alla città, che è un atto giuridicamente isolato, e così noi possiamo dare la dimostrazione che invece parte da questa città. La città babba è corrivente, piena di mafie, piena di mafie, di massonerie, più di tutte Messina, mafia messinese, Regina, catanese, barcellonese e massoneria quantità industriale. Da qui invece nasce il riscatto. E allora chiediamo alla cittadinanza onoraria di Matteo, lo facciamo in piazza, lo facciamo dentro la fiera, alle 10:30 lunedì prossimo. Venite tutti, perché è l'immagine della città. Venite tutti. È la vera scuola, stare lì, venite tutti, è importante. L'ho fatto all'aperto, lo volevo fare in consiglio comunale, dava una cittadinanza come si fa sempre. No, in piazza. L'abbraccio sarà dei cittadini a partire dai ragazzi. La scuola cambia il mondo insieme a quei magistrati, la parte repressiva e la parte educativa. Tutte e due cambiano. E allora stare lì, tutti insieme, accanto a Di Matteo e tutte le istituzioni. Il Consiglio Comunale, la Giunta, il Presidente della Regione, il Presidente dell'Assemblea Regionale, il Sindaco di Roma, Dario Fo, Don Ciotti, stanno delle gente tutte di più. E c'è Sabina che ci sostiene chiaramente, perché questa è la sua battaglia, che è qua, è la guida femminile.